donne sono più forti. Quando noi maschi... Allora, interventi chirurgici. La donna fa la safena. Il dottore dice, mi raccomando, per 2 mesi deve tenere questa benda ben stretta. Esce dall'ospedale. A posto, la fa curva. Noi maschi, al primo intervento chirurgico, quello di vitalizzare il dente, chiami il tuo amico. Dimmi la verità. Cosa succede? Non ti fai capire da nessuno. Il tuo amico, no, all'inizio un po' doloroso. Per favore, tutta la verità. Arrivi al dentista, c'è l'imbarazzo, perché appena ti appoggi, lui ti mette i coglioni sul gomito, così il dentista, e tu dici, non vorrei girare la mano, che pensa che gliele devo pesare. Ti mette subito qualcosa, quello... Ti apre la bocca, che si secca tutta, e dice, vado di là. Che cazzo vuoi fare di là? Non si sa, va sempre di là. Mentre lui è di là, dici, provo tutti i suoi strumenti. C'è quello dell'aria... L'acqua, il bicchiere dell'acqua, solo lui sa dov'è il comando. Lo fai suonare tu, ho visto gente uscire a nuoto. Ciao, come va? Oh! Le donne sono più forti, d'inverno. Maschio ha la febbre, 36,2. Io sono già nel letto così. Ho le babucce, le calze di lana, spesso 4 centimetri. Il comodino pieno di Arctic Grip, Zerinol, Fahrenheit, Everybody, Yesterday, tutte le medicine. Mia moglie in cucina la chiamo, mi dico, amore, chiama il prete, non so se ce la faccio. Cosa che mi sta un po' dando fastidio, perché diventando anziano mi accorgo come si stanno alterando i 5 sensi. Allora, i 5 sensi sono un po' come i 7 nani, e te ne scordi sempre uno, no? I 5 sensi quali sono? Sono olfatto, vista, tatto, gusto e udito, perfetto. Quelli che più mi stanno alterando ultimamente sono la vista e l'olfatto. Ho occhiali in tutta la casa e in macchina no, quindi dico, e ne compro continuamente, ogni giorno compro un paio di occhiali nuovo. E, ho i caratteri del telefonino, quando mandi messa la è grande così, quando, perché ridi sulle disgrazie altrui? E quando sono in aereo, prima che mi dicono spenga il telefono, sai quelle antipatiche, no, spenga un attimo, ho detto subito. E lui dice, mando l'ultimo messaggio, sai quello, sto partendo, faccio la S, la hostess da in fondo vede la S, signor Pucci, metta la virgola dopo, sto partendo. Io dico, fatti i cazzi tuoi, pulisci il bagno, che nessuno ti ha chiesto niente. Allora, l'olfatto è importante, no? gli odori sono fondamentali. La donna poi vive con gli odori, no? La donna è sempre profumata. La donna va a letto con la goccia di Chanel e per tutta la notte profuma. Apri il suo armadio, c'è un profumo che esce, l'odore della donna lo riconosci, la prima storia d'amore tu riconosci, la senti viva perché senti il suo odore dappertutto, proprio sembri quelli di Twilight, sai gli orsi, quelli che seguivano l'odore, no? Noi maschi possiamo mettere anche 1 litro di profumo, dopo 10 minuti hai la calza sudata, l'ascella che è morta come lo yogurt, facciamo schifo, noi maschi facciamo... Allora, l'odore è importante e nello stesso tempo credo che l'odore per noi maschi sia come un mandato di cattura. Perché un giorno ero in macchina, è entrata mia mamma, mi ha dato un bacino. Dopo mezz'ora ho tirato su la mia donna, mi fa, chi è la troia che è salita in macchina? Io ho detto, mia mamma, cazzo, cioè, hai voglia a spiegargli che è tua mamma? Non è proprio così facile. Gli odori, allora, gli odori, l'odore della prima volta, il profumo che quando hai fatto l'amore la prima volta lo si ricorderà per sempre, no? Quando senti questo profumo dici, Madonna, è uguale al profumo che aveva la mia compagna. L'odore della lasagna, quella che prepara tua mamma, la senti anche nel pianerottolo, no? Dici, ecco, occhio, questo è l'odore della lasagna di mia mamma. L'odore, quello della scoreggia del tuo amico che ti ha fatto in macchina, quello è indimenticabile. Apri la portiera e dici, cazzo, c'è stato il mio amico. Quando vedi 4 ragazzi con la testa fuori dal finestrino, e poi c'entra un quinto che ha scoreggiato, e quello chi è stato, e lui che dà il colpo finale. Io mi ricordo tante belle cose del mio matrimonio, cioè, ma tante, non in questo momento, non me le ricordo proprio in questo momento.